effettivamente Missone è sempre stato, il municipio di Missone è stato sensibile a questi avvenimenti, avvenimento veramente importante, perché oggi abbiamo giocatori da tutta l'Europa, specialmente dall'Italia, ma da tutta l'Europa e dalla Russia compresa. Per cui ci complimentiamo con gli organizzatori, che questo sia l'inizio di una lunga serie di avvenimenti e di incontri così interessanti. Da parte nostra grazie ancora per il sostegno, e sarà nostro desiderio continuare questa avventura iniziata quest'anno, in questo anno così difficile. Avere avuto questo sostegno è per noi veramente importante, grazie. Grazie a voi. Allora, prima di questo aperitivo abbiamo ringraziato Dennis. Volevo salutare anche tra il pubblico, ci abbiamo il presidente della Comites. Io vorrei premiare un ragazzo che ho avuto modo di giocarci al quarto turno. Ne avevo sentito parlare un gran bene, l'ho trovato veramente, oltre che una persona piacevole, ha un gioco veramente, veramente forte, e l'Italia sta facendo ormai sono due generazioni di tantissimi campioni. Io farei un grande applauso come primo under 20, ma addirittura secondo del torneo, no, attenzione, scusate ragazzi, un piccolo errore, è arrivato secondo, quindi lui prende un altro premio. Premierei invece, farei primo juniores, visto che il grandissimo Lumachi è arrivato secondo, quindi lo chiameremo dopo. Vorrei invece chiamare un altro giovane di Bella Speranza, che è anche di origine ticinese, però vive a Zurigo, Schellenberg Simon. Allora, per lui ho pensato un premio un po' speciale, in proiezione che l'anno prossimo ci sarà l'Open di Lugano, che saremo in Villa Sassa, qui faremo ancora un semilampo. C'ho un buono un po' speciale, sperando di poterti annoverare tra i presenti l'anno prossimo. C'è un super buono per due persone al wellness di Villa Sassa, che potrai venire evidentemente con un genitore. E questo è per te. Grazie ancora di essere venuto qua. Poi ci sono degli altri premi dopo con la classifica. Quindi un super giornata di wellness a Villa Sassa, dove l'anno prossimo ci sarà l'Open di Lugano. Quindi premiamo anche il secondo juniores. Grazie mille. E grazie per la lezione che mi hai dato oggi. Sì. Bene. Diamo un premio speciale a Giacomo, perché Giacomo è dentro tra 1008 giovani, non è arrivato primo in niente, però è arrivato secondo in tutto. Allora diamo un premio speciale al belinzonese Giacomo Zericovic. Perfetto, grazie. Poi un altro premio speciale lo diamo, anche se lei non è prima, lo diamo un premio speciale all'Elisa, che comunque è seconda donna, che ha fatto anche ieri la simultanea. Lei ha già dei capelli bellissimi, però gli diamo un buono da un parrucchiere Lesir. Grazie. Per farsi ancora più bella, se fosse possibile. Grazie. Bel applauso al primo senior, che pregherei di venire qui. Primo senior, che è Pozzi. Ce la faccio da vincitore? No, gli ho fregato la partita per grazie, grazie, ciao, di essere venuto. E adesso veniamo ai primi 5 posti. E lui vanno 150 franchi. Grazie. Questo è per te. Grazie. Abbiamo un 2160, però mi avevano detto che era molto forte, e infatti l'ha dimostrato, un torneo
veramente oggi di livello con vari giocatori sui 2003. È arrivato al terzo posto con 5 punti e mezzo e ha perso soltanto l'ultima partita contro Gabriele. Direi un grande applauso a Giacomo Motola. Scusami, complimenti tantissimo. Grazie. Sono formaggio. E con grande piacere, anche perché ha fatto un risultato veramente eccezionale, Paolo Del Mastro ha fatto 4 punti con i suoi 1668 punti. E ha vinto il torneo con 6 punti e mezzo su 7, era il favorito, è un grande amico anche delle Acque di Lugano che ha giocato più anni con la Team Cup ed è sempre un piacere poterlo abbracciare come questa mattina alla stazione di Lugano. Ha vinto il grande maestro, già vice campione di Serbia, Mihajlo Stojanovic. Bravo, David for organization. Bravo, sì. Buonasera. Grazie mille. So, grazie.